Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, gloria a Dio. Perciò, come dice Alleluia, il Vangelo Cristo vive. Di Giovanni, al capitolo 3, al verso 16, alleluia, che Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, Gesù Cristo, affinché chiunque crede in Lui, alleluia, non si perda ma abbia la vita eterna. Perciò la salvezza è soltanto nel Figlio di Dio, Gesù Cristo. Gloria a Dio. La salvezza non è una religione. La salvezza non è in una chiesa cattolica o dei testimoni di Geova o protestanti. La salvezza è Cristo. Alleluia. La salvezza, alleluia, non si può avere facendo opere buone. La salvezza è Cristo, perché Dio Padre ha donato suo figlio Gesù, gloria, che morì alla croce per noi, alleluia, pagando un alto prezzo per il nostro riscatto, donando la sua vita e il suo sangue, alleluia, alla croce del Calvario. Perciò la salvezza è in Gesù Cristo. Alleluia. Non è una religione, non è che tu dici sei cattolica e sei salvata, no. Devi credere in Gesù, devi pentirti del peccato, devi lasciare il peccato, devi essere purificato, purificata nel sangue di Gesù Cristo. Perché dice la Bibbia, alleluia, che il sangue di Gesù Cristo, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Alleluia, gloria a Dio. E dice, di avanti al verso 17, infatti Dio, il Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo. Alleluia. Ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Il Padre ha mandato suo figlio affinché il mondo sia salvato per mezzo della fede in Gesù Cristo. La fede per credere che Lui è morto alla croce per noi. Gloria a Dio. La fede per credere che nel Suo sangue versato alla croce c'è il perdono dei peccati, che nel sangue di Cristo c'è la redenzione. Alleluia. Questa è la vera fede. E la vera fede deve manifestarsi anche con il pentimento e lasciare il peccato e allontanarsi dal peccato per seguire la volontà di Dio. Alleluia. Abbandonare il peccato e non vivere più seguendo le vie peccaminose, i cattivi desideri, ma seguendo la volontà di Dio Padre, che ha mandato suo figlio nel mondo, alleluia, per salvarci, per darci una vita nuova e affinché noi possiamo seguire lui, alleluia. Gloria al Signore, benedetto il nome di Gesù.
Perciò la salvezza è soltanto nel Figlio di Dio. La salvezza è soltanto tramite il sacrificio che Cristo Gesù ha compiuto alla croce più di 2000 anni fa. La Bibbia dice, alleluia, che quando Gesù era alla croce crocifisso, quando lui era lì inchiodato sul duro legno della croce, che si sacrificava per noi, alleluia, alleluia Signore. Quando lui era sulla croce, lui diceva: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Gloria a Gesù, perciò, alleluia. Il perdono lo puoi ricevere tramite il sacrificio di Cristo alla croce. Gloria a Gesù. Alleluia. Il perdono non te lo può dare un prete. Il perdono non te lo può dare un sacerdote. Il perdono non te lo può dare un cardinale. Il perdono viene tramite la fede. Come dice la Bibbia, la fede in Cristo. Amen. Il perdono dei tuoi peccati non te lo può dare un prete. Gloria. Il perdono viene dal Signore. Alleluia. Quando tu credi con un cuore sincero, con fede, con umiltà, con pentimento, credi che Cristo è morto per te alla croce. È lì che tu puoi ricevere il perdono. È lì che puoi ricevere la salvezza, riponendo fede, alleluia, nello sangue di Cristo. E quando tu hai fede in Gesù Cristo, il Signore cancella i tuoi peccati. Il Signore cancella le tue colpe. Alleluia. Alleluia. Il Signore cancella le tue iniquità. Alleluia, gloria. Tramite il sangue dell'agnello. Ed è questa l'unica via per entrare nel regno dei cieli. Credere in Cristo. Avere fede in Lui. Pentirsi del peccato, invocare il suo perdono con un cuore sincero, credere in quell'opera perfetta che Gesù Cristo ha compiuto al Monte Calvario. Alleluia! Questa è la salvezza. Il Figlio di Dio, non essere un peccatore ribelle, non essere un peccatore dal cuore duro, non essere ribelle, non deridere la parola di Dio, non rifiutare la parola, alleluia, di Dio, non vivere lontano dal Signore. Non vivere nella disubbidienza, perché la Bibbia dice ancora, qui nel Vangelo di Giovanni che stiamo leggendo, alleluia, capitolo 3, gloria a Dio, dice: chi crede in Lui non è giudicato. Dice Giovanni 3, verso 18. Chi crede in Gesù Cristo non è condannato. Alleluia. Chi crede in Gesù
non sarà giudicato, ma chi non crede è già condannato, chi non crede è già sotto la condanna, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E la condanna è questa, che la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato le tenebre più della luce, gloria a Cristo, perché le loro opere erano malvagie. Grazie Gesù. Chi non crede nel nome di Gesù Cristo, chi non crede nel Figlio di Dio, chi non si pente dei suoi peccati, chi non si converte al Figlio di Dio, chi non crede in Gesù è già condannato, perché non crede nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Gloria. E la condanna è questa, che la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre. Vedete, oggi lo vediamo intorno a noi. Gli esseri umani amano di più le tenebre che la luce. La luce è venuta nel mondo. Gloria a Dio. E quella luce è Cristo Gesù. Amen. Il Figlio di Dio è venuto nel mondo per essere la luce e affinché chiunque crede in Lui non rimanga nelle tenebre, come dice la Bibbia, ma abbia la luce della vita. Gloria. Il Figlio di Dio è venuto nel mondo più di 2000 anni fa. Il Verbo si è fatto carne. La parola si è fatta carne. Alleluia. Il Messia è venuto nel mondo. Egli, che è la vera luce, venne a illuminare gli esseri umani, a illuminare i nostri cuori, a illuminare le nostre anime, a illuminare le nostre vite. Alleluia. Per salvarci, per redimerci, per darci la vita eterna. Ma la Bibbia dice che gli esseri umani, invece di amare la luce di Gesù, hanno amato le tenebre. Gloria a Dio. Hanno amato il buio, hanno amato il male, amano il peccato, la menzogna, amano le cose sbagliate. E oggi vediamo questa triste realtà, che la maggior parte degli esseri umani non amano il Signore, non amano Gesù. Gloria a te, Padre. Non amano la sua parola. Abbi misericordia, Signore. Che Dio abbia pietà. La maggior parte degli esseri umani amano le tenebre, amano il peccato, amano i vizi, amano la menzogna, amano gli idoli e non amano la luce della parola di Dio. Per essere salvati, alleluia, noi dobbiamo amare la parola di Dio. Gloria. Non basta dire che credi con la bocca e poi il tuo cuore è lontano da Gesù e poi non ami la parola di Cristo, non metti in pratica la parola del Signore. Per avere la salvezza dobbiamo amare la luce e dobbiamo allontanarci dal buio. Tu non puoi avere la salvezza dell'anima se ami le tenebre, ami il peccato, ami il vizio, ami l'adulterio, ami dire le bugie, ami
ubriacarti, ami i divertimenti del mondo. Tu non puoi avere la salvezza se ami il peccato, se ami le cose malvagie. Tu non puoi avere la salvezza se ami la menzogna. Per avere la salvezza ti devi pentire dei tuoi peccati. Per avere la salvezza ti devi ravvedere dei tuoi peccati. Gloria a te. Devi aggrapparti a Cristo. Amen. Te è la vera luce. Alleluia. Gloria a te. Devi aggrapparti al Signore, amare il Signore, come dice qui, guardate. Ama dunque il Signore, Dio tuo, con tutta l'anima, con tutto la mente tua, alleluia, con tutto il tuo cuore. Questa è la via della salvezza. Ama dunque il Signore tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza, e ama il tuo prossimo come te stesso. Questa è la via della salvezza. Amare il Signore, amare Gesù Cristo. Se tu vuoi la salvezza dell'anima, non devi più amare le cose del mondo. Alleluia. Non devi più amare i desideri di questo mondo. Non devi più amare il peccato, i cattivi desideri. Devi amare Gesù. Non essere ribelle, questa vita è passeggera. Gloria a Dio. Questa vita finirà. Grazie Gesù. Questa vita passerà. Dopodiché ci sarà un giudizio, come dice la scrittura, che dopo la morte viene il giudizio. Ecco perché ci vuole un pentimento, una vera fede nel Figlio di Dio, una vera fede nel Messia, una vera fede nell'opera di Cristo al Calvario, perché Gesù è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Gesù Cristo ha dato il suo sangue alla croce per noi. Gesù Cristo è morto per te su quel duro legno della croce. Lui ha sofferto per te, per me. Lui ha dato il suo sangue per noi alla croce. E noi lo dobbiamo amare per avere la salvezza. Dobbiamo amare Cristo e ubbidire la sua parola, ubbidire alla sua volontà, ubbidire, alleluia, ai suoi comandamenti, seguire la sua via, seguire la sua luce, seguire il suo amore. Per avere la salvezza devi mettere in pratica la parola di Dio. Devi amare il tuo nemico. Devi amare, devi perdonare quelli che ti fanno male. Devi amare il prossimo, alleluia. Ma prima di tutto dobbiamo amare il Signore con tutto il cuore. Prima di tutto dobbiamo amare il Signore con tutta l'anima, onorarlo, adorarlo. Gloria a Gesù. E ubbidirlo. Mettere in pratica la sua parola. Vedete, cari, che non basta avere una religione.
Non basta dire che sei cattolico o musulmano o che sei buddista, testimone di Geova. Devi amare Dio. Alleluia. Dobbiamo amare il Signore. Dobbiamo mettere in pratica la sua parola. Dobbiamo vivere nella verità. Dobbiamo vivere nella luce. Dobbiamo avere un cuore puro. Dobbiamo vivere in contatto con lo Spirito Santo. Ubbidire alla parola di Cristo, seguire la sua volontà. Alleluia, gloria a Dio. Questa è la via della salvezza. Non basta dire che vai a messa, che ti confessi davanti al prete, ti fai il segno della croce e poi sei un grande ribelle, un disubbidiente. Vivi nei piaceri carnali. Quello è un inganno. Per avere la salvezza dobbiamo credere in Cristo con tutto il cuore, con un vero pentimento, ed essere pronti a ubbidire alla sua parola. Stai ubbidendo alla parola del Signore? Stai ubbidendo alla parola di Cristo? Stai ubbidendo alla volontà di Dio? Stai ubbidendo alla passione? E nel giorno del giudizio, gli esseri, il giorno del giudizio, gli esseri umani saranno giudicati in base alla parola di Dio e in base alle loro opere. Verrà un giudizio universale. Alleluia, gloria a Dio. Perciò credi oggi nel sacrificio di Cristo, credi oggi, perché domani potrebbe essere tardi. Credi oggi che Cristo è morto per te. Credi oggi che Gesù ha dato il suo sangue per liberarti dai tuoi peccati, per liberarti dalle tue colpe, per liberarti dalle tue iniquità. Credi oggi, alleluia, e aggrappati al Re dei Re e sii pronto ad amarlo, a ubbidire a Cristo. Alleluia, gloria a Dio. Devi convertirti all'Evangelo, devi, in altre parole, dare il tuo cuore al Figlio di Dio. Amen. Dice la Bibbia: dammi oggi il tuo cuore, oh Figlio mio. Dammi oggi il tuo cuore, dice il Signore. Dio vuole il tuo cuore. Il Dio vuole il tuo cuore. Gesù Cristo vuole il tuo cuore. Non aspettare più. Gloria a Dio. Domani potrebbe essere tardi. Dammi oggi il tuo cuore, dice il Signore, perché il Signore ti vuole purificare. Il Signore ti vuole lavare con quel sangue che Lui ha dato alla croce per noi. E Gesù dice, alleluia, conoscerete la verità, la verità vi farà liberi, alleluia. E la verità è questo Vangelo che stiamo predicando, che Cristo è morto per i nostri peccati, che il suo sangue ci purifica e che Lui è risorto il terzo giorno. Lui è risuscitato dai morti il terzo giorno. Gesù è vivente. Gesù è vivo. Il Signore è risorto.
Questa è la garanzia della nostra salvezza. Gesù è vivo. Ecco perché noi che siamo cristiani, veri cristiani, noi non dobbiamo avere statue, perché le statue non hanno vita. Le statue sono morte. Le statue non hanno vita. Sono idoli morti. Amen. Il nostro Signore è vivente, gloria a Dio. Gesù è spirito. Cercatelo. Cercate il Signore, conoscete la sua parola. Avvicinatevi a Lui. Se oggi ascoltate questo messaggio, non indurite i vostri cuori. Alleluia. Perché verrà un giudizio. Ed è bene per te che tu diventi umile, che ti converti mentre c'è tempo. Perché dopo la morte non c'è più tempo. La salvezza è oggi. Se crediamo all'Evangelo, se c'è il pentimento, se c'è un cuore umile che si aggrappa al nostro Signore Gesù Cristo, la salvezza è oggi, per fede mediante la grazia nell'unigenito Figlio di Dio. Amen. Il Re dei Re, la vera luce, la parola della vita, il Messia venuto dal cielo, il Redentore venuto dal cielo. E chiunque crede in Lui non si perderà, ma ha la vita eterna. Amen. Nel nome di Gesù Cristo, il benedetto in eterno. Alleluia. Shalom, shalom, alleluia, shalom. Alleluia, alleluia. Credete nel Messia.